soffermarci più, può arrivare anche da queste nuove maglie. Ma sì, queste sono molto belle, siamo contenti della conferenza, del rapporto con REA, rapporto di qualità, di stima reciproca, perciò siamo soddisfatti perché l'immagine di questa società è importante e con l'REA è una garanzia. Proseguirai il rapporto con l'REA in futuro? Sì, ma già detto, non capisco perché c'è questo problema in questo momento specifico, quando poteva esserci anche l'anno scorso, 2 anni fa, noi anno per anno abbiamo sempre risolto le cose con 5 minuti, abbiamo parlato, ci sono delle idee che verificheremo, ma adesso non è il problema di REA, il problema è il mercato. Appunto, prossima strategia per il mercato, come vi muoverete nelle prossime settimane? Come tutti gli altri anni, cioè come stiamo facendo, dobbiamo fare non tantissimo, in quanto siamo secondo me già competitivi con i rinforzi che ci sono arrivati dei nostri calciatori che avevamo a fare esperienza, perciò ritengo che la squadra sia già a posto. Poi ci saranno da fare dei dettagli, come sempre, verificheremo queste cose da qui alla fine del mercato. Con l'ingresso dei nazionali si potrà anche lavorare tutti insieme, sarà un aiuto per fare mister. No, già lo stanno facendo, è da qualche giorno che sono arrivati e perciò sicuramente è stato aiuto, perché quando rientrano i nazionali, non solo per noi, per tutte le squadre, sono, diciamo così, il fiore all'occhiello di tutti i club. Chi ha partecipato ad un mondiale è sicuramente il massimo per ogni società. Benissimo, grazie mille.